C'è un'aria strana stasera, e torno a casa in silenzio, tra i rumori del traffico, il telefono spento, e la gente mi guarda, ma non ho niente di vero. Io che basta pensarti, già mi manca il respiro. È da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. È da tempo che sai, penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo. Giornata stupenda, siamo sopra Cima d'Asta, probabilmente è uno dei bivacchi più alti qua. Siamo a 2,870. Sto bivacco è eccezionale. Porto dentro, sono due posti e si può omologare, secondo me, a 4. È veramente un spettacolo. Il mostro che vista che ha dalla finestra è eccezionale. Tanta roba. E sempre l'L qua all'interno, con super muscolatura e via. Dai che andiamo! Ecco qua, ve li porto all'esterno. Cima d'Asta, che dà nome all'omonimo gruppo nell'Agorai, nella cattedrale dell'Agorai, è una roccia granitica. È un'escursione di grande soddisfazione, non tanto per le difficoltà tecniche, ma per il dislivello che si deve compiere per arrivare in cima, e la bellezza del panorama e il bellissimo laghetto ai piedi del rifugio. Ebbene, quando si dice tutto su una giornata, quel 9 settembre 2023 con Stefano, ci siamo proprio divertiti. È stato come dalla mattina frizzante bere un buonissimo prosecco veneto. Tante soddisfazioni, e lo stare assieme, lo sport, la montagna, veramente belle sensazioni.